Omar ibn Khattab, quando va a Gerusalemme, cosa fa, ragazzi? Cioè, va a Gerusalemme e fa la convenzione di Omar, e in cui c'è scritto: nessuno potrà costringere ai cristiani a cambiare la loro religione. E attenzione, cioè, non è una cosa da poco. Io vorrei far capire, questo non è una cosa da poco. La logica di quell'epoca era: tu sei diverso da me, ti uccido. Non mi interessa se vuoi vivere con me. No, no, io ti uccido. E prendo tutto quello che hai. Questa è la logica dell'epoca. Omar invece va a Gerusalemme. Cosa fa? Distrugge tutto, ruba tutto? No. Dice: potete vivere. Ma perché Omar ha fatto questo? Perché sapeva quello che dice l'Islam riguardo a questo tema. Infatti, in un hadith, ovvero in un detto del profeta Muhammad, poi c'è menzione su lui, lui dice: chiunque uccida un non musulmano protetto dallo Stato islamico non sentirà l'odore del paradiso, anche se lo può percepire dalla distanza di 40 anni di viaggio. E Omar stesso, prima di morire, disse: qualunque trattato sia stato fatto con i non musulmani deve essere rispettato dal mio successore. Combatterà se necessario per proteggerli e non metterà su di loro un peso che non possono sopportare.